Siamo con Anna Maria Ruffini, già presidente mondiale della SAIT, l'associazione che è la più grande che organizza, diciamo, tutto il mondo, che ruota attorno alla convegnistica, agli incontri internazionali, è presente in 90 paesi del mondo. Qui in Italia abbiamo una situazione molto grave, il settore raggiunge ben 36 miliardi di PIL, quindi è un settore strategico per il nostro paese. Non si può stare fermi, bisogna pensare a come organizzare la seconda parte di quest'anno e il prossimo che arriva. L'Italia ha grandi potenzialità. Ecco, Presidente Ruffini, quali sono le iniziative che state realizzando e soprattutto cosa chiedete al governo? Sotto il marchio di Italia Live, insieme anche a Federcongressi e altre associazioni di categoria, abbiamo richiesto al governo tre punti chiavi. Richiediamo un supporto economico perché noi oggi siamo chiusi, non possiamo ripartire non per nostra scelta e quindi non possiamo lavorare, non possiamo fatturare, non possiamo progettare. Quindi un supporto economico. Chiediamo anche una data per poter ripartire. I teatri possono accogliere cinema fino a 200 persone e gli eventi quest'estate potranno accogliere fino a 1.000 persone. Quindi per quale motivo? Non possiamo organizzare meeting da 50, 100, 200 persone, convention da 200-300 persone, rispettando naturalmente le regole. Ma ancora di più, noi oggi vogliamo un progetto per il futuro. Gli enti del turismo, i convention bureau di tutto il mondo oggi stanno promuovendo la destinazione, ma non possiamo pensare di promuovere la destinazione Italia con lo stesso linguaggio che viene utilizzato per il turismo. È un linguaggio diverso e gli stakeholders e i riferimenti sono completamente diversi. Quindi tre punti: supporto economico, progettualità per il futuro e una data per ripartire insieme a una giusta comunicazione.